Le genti delle valli del Cusio, dell'Ossola e delle comunità Valser del Piemonte si sono riunite a Omegna per festeggiare l'attività dell'associazione La Bottega sulle Nuvole di Gilda, impegnata concretamente nel portare avanti le attività tradizionali nelle nostre valli, con corsi di punto croce nelle scuole primarie, di puncetto e di confezionamento delle calzature d'un tempo per gli adulti. 5 giorni di incontri ed eventi per vivere il presente conoscendo il passato hanno colorato la nostra città. Gli ornamenti e i monili degli abiti in mostra alla Sala del Carrobio insieme ai lavori a punto croce degli alunni delle scuole primarie di Cesara, delle valli Strona, Anzasca, Antigorio e Vigezzo, la sfilata dei gruppi in costume, il concerto di musiche celtiche con i Saghe Green, la ricchezza della storia del popolo valser e delle tradizioni di montagna durante la serata culturale al forum con lo storico Enrico Rizzi e il giornalista scrittore Teresio Valsesia, la vivacità delle musiche e dei canti dei gruppi I Rododendri e di Valser im Land, la dimostrazione e l'esecuzione di ricamo dedicato ai bambini con gli schemi del designer Renato Parolin e il pranzo con il piatto tipico di Quarna, patate nella cuchela. Il nostro ringraziamento per averci riuniti qui va a Roberto Pagano, presidente dell'associazione La Bottega sulle Nuvole di Gilda, instancabile organizzatore e animatore di molte attività nelle nostre valli, a Paola Osele dell'Associazione Italiana Punto Croce, delegazione di Baveno, per il coordinamento, a Tiziano Buzio, presidente CAI Omegna, e alla Fondazione Comunitaria del VCO per il sostegno. Grazie alla cittadinanza e all'amministrazione del Comune di Omegna, in particolare all'assessore al turismo Mattia Corbetta, al parroco Don Gianmario Lanfranchini per l'accoglienza e l'ospitalità dimostrataci. Vi aspettiamo nelle nostre valli.